Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buonasera ad Alessandro Iraci. Le luci di Marassi si accendono sul turno infrasettimanale e su Sampdoria-Torino, sfida storica del nostro campionato che questa sera vale per la 23esima giornata. A 7 di vittorie e di punti la Samp di Montella, che ha sole 4 lunghezze dalla zona di retrocessione e che nell'ultimo turno è caduta al Dall'Ara di Bologna dopo aver accarezzato il sogno della rimonta, dissoltasi poi come un miraggio nel deserto. È cominciata Sampdoria-Torino. Poi Martinez va per la conclusione, Martinez si allunga, Viviano e mette il calcio d'angolo. Primo brivido del match. Acqua, ottimo il break del Toro, attenzione al 3 contro 3. Va Acqua per la conclusione, Acqua la risposta con i piedi da parte di Viviano. Due i cambi che si prospettano nella ripresa, dunque Baselli che farà il suo ingresso in campo nel Toro. La bandierina è pronto, Dodò, palla in mezzo, anticipato ancora Muriel. Dodò, altro cross in mezzo, di testa! È in vantaggio la Sampdoria con Luis Muriel! Il colpo del giocatore colombiano porta in vantaggio la Samp! È un lampo nel buio, 1-0, segna Muriel! Ecco Ciro Immobile che prende il tempo alla difesa della Samp, il cross in mezzo, la nocchia buca! E arriva il gol del Torino, lo segna il Gallo Belotti. Erroraccio da parte di Andrea Ranocchia e Belotti segna il gol del pari. Occhio a Muriel, movimento di Muriel, la palla per Correa. In area di rigore Correa, trova spazio e calcia, palla alta. Occhio al break del Toro, ancora Immobile e l'intervento da parte di Viviano. Si distende il Toro, palla per Zappacosta, Baselli in area di rigore, Baselli va per il cross, palla dentro, Immobile, la girata e palla alta. Eccolo l'esordio di Fabio Quagliarella, gli fa posto Joaquin Correa. Palla centrale per Soriano, calcia Soriano a giro! Roberto Soriano, il gol della Samp, 2-1, tocca un pallone con il destro e lo mette nell'angolino più lontano. Finita, urla Ferrero, palla per Immobile, Immobile, cross in mezzo, occhio al colpo di testa, ha pareggiato il Torino con Belotti all'ultimo respiro, il colpo del Gallo Belotti. Doppietta e punto in casa Torino. All'ultimo respiro del match. È finita a Marassi 2-2. Segna Belotti che fa doppietta quest'oggi